Benvenuti sul circuito di Busca in compagnia di questa splendida Peugeot Super 2000, un'auto a cui sono davvero legato. Perché? Perché intanto come gentleman driver ho iniziato a vincere le mie prime gare, le prime 6 in realtà dal 2011 e il 2016 con una vettura esattamente come questa, una ex Racing Lion, ma questa è molto più speciale perché è una ex Racing Lions anche lei, ma è quella utilizzata direttamente da Paolo Andreucci per vincere tra il 2010 e il 2013 ben 13 gare assolute, da cui una gara di europeo e soprattutto diverse gare di campionato italiano che hanno permesso a Paolo di vincere 4 di quegli 11 titoli assoluti di cui può fregiarsi come uno dei piloti italiani più veloci della storia. E questa vettura ha una storia straordinaria. Sono curioso dopo tanti anni di tornare a guidare una Super 2000 e comprendere le emozioni che saprà trasmettermi. Queste secondo me sono vere macchine da corsa, più complicate da guidare delle R5, ma a differenza delle R5 più leggere, più cattive. Divertiti, Alessandro. Seconda marcia, via! Molto elettrica l'erogazione, davvero elettrica! Quinta marcia, quarta nel curvone qua veloce, con la macchina che muove un po'. Terza, seconda, cerco di essere pulito, per sfruttare il tempo, trazione molto buona. La S la fai di quinta, quarta! Quando le macchine erano ancora belle da guidare, per carità, grandi le R5, ma queste da guidare, impressionante. Seconda, dentro, tutto sul rettilineo. Quinta marcia, quarta, terza metà curva, sto un po' esterno, seconda, colpo di leva, via di seconda, un po' sotto coppia, forse la prima ci stava, terza, quarta, un motore strepitoso, un rumore, un sound, un odore di vera auto da corsa. Terza, che precisione di assetto, sottostante minimo, via, lasciala andare. Quarta, si può fare finale, un filo troppo di traverso, seconda, che spettacolo, sono emozionato, che roba, Super 2000. Per valutare un'auto da corsa ci sono due cose: il tempo in pista, quindi le prestazioni e le emozioni che sa trasmettere. E qua questa Peugeot vince a mani basse, una delle migliori macchine mai guidate negli ultimi 10 anni. Perché? Iniziamo dal tempo in pista, mi aspettavo un 16, invece ha fatto un 1, 14, 48. Che cos'è per voi? È un tempo da R5, un R5 magari non delle ultime volutissime, ma un ottimo R5, eppure un Super 2000 non dovrebbe andare così forte. E il tempo sensazionale si accompagna con emozioni ancora migliori. L'odore di benzina dell'abitacolo unico, il sound del motore, il cambio, la cambiata di questa vettura abbinata ai giri del motore è un qualcosa che oggi con i motori turbo non riusciamo più a percepire guidando, ma soprattutto un telaio ancora sublime, molto raffinato, lo si vede nello stretto, là nella chiocciola dove uso pochissimo lo sterzo e la vettura va via ancora velocissima con un'ottima trazione, accompagnata anche da un setup perfetto, ammortizzatori mai troppo duri, in grado di assorbire ma essere efficaci. Davvero una delle macchine migliori che mi sia mai capitato di guidare. L'adoro, questa Peugeot Super 2000. Un vano motore decisamente popolato, in quanto si ha la necessità di ospitare dei motori 2 litri, presi all'interno del gruppo del costruttore, posizionati come nel VRC più in basso possibile ammesso da regolamento, inclinati verso il retrotreno massimo di 25 gradi, ma essendo motori aspirati si aveva la necessità di polmoni d'aspirazione,
trombette di aspirazione di dimensione opportuna per garantire potenza, ma anche risposta ai bassi giri, sono macchine da rally, filtri aria importanti e soprattutto ospitare la trasmissione. Peugeot non installò mai la trasmissione uguale per tutti, arrivarono nel 2007 con già una modifica regolamentare che permise di installare trasmissioni specifiche, quindi una vettura che aveva un cambio a 6 rapporti specifico senza differenziale centrale e con la trasmissione al retrotreno con un differenziale specifico a sua volta. Fa impressione e tenerezza vedere queste macchine perché i ricordi sono tanti, ma quello che soprattutto fa un po' rizzare i capelli per chi li ha ancora è il rumore di queste vetture lanciate in prova speciale a 8500 giri, regime massimo ammesso per quegli anni. Le vetture Super 2000 avevano la possibilità di essere allargate, rese più aggressive di carrozzeria, ma più per motivi stilistici che realmente aerodinamici e ovviamente anche per permettere il maggiore raffreddamento del motore e della trasmissione necessario rispetto alle vetture di produzione. Ecco che quindi troviamo forme più generose, abbiamo sfoghi d'aria, prese d'aria sul cofano eccetera eccetera e analogamente un allargamento della parte posteriore con l'aggiunta di un piccolo alettone all'estremità del tetto che caratterizzava sicuramente tutte le macchine di questa categoria, ma il cui scopo finale era soprattutto quello di ridurre, se non limitare, annullare quella che era la normale portanza di queste berline di serie che sono la base delle Super 2000. Vetture decisamente da competizione. Quando noi abbiamo la possibilità di analizzare l'abitacolo, abbiamo decisamente un gusto di WRC, pedaliera a pavimento, posizione di guida bassa, arretrata, pannelli porta in carbonio, già abbiamo la presenza delle prime MUS per l'assorbimento dell'energia negli urti laterali, comando cambio che era o al volante o a pavimento, ma sequenziale, quindi decisamente delle vetture da corsa che nella ipotesi iniziale FIA avrebbero dovuto essere in una finestra di performance simile a quelle che erano le N4, vetture 2 litri turbo, 4 ruote motrici, ma che in realtà lo sviluppo degli ingegneri, il minor peso e l'aspetto decisamente tecnico che permetteva delle modifiche importanti, le fece diventare decisamente nel giro di 2 anni molto più competitive delle altre e presero praticamente dominio dei rally sotto il WRC nei campionati nazionali e regionali, delle quali ne diventarono le regine. Non vi nego che questa vettura qualche grattacapo me l'ha dato in gioventù o quando ero più giovane ed è quella che secondo me ha avuto maggiore successo nella categoria, ma non secondo me, i numeri parlano da soli, come numero di esemplari venduti, trofei vinti, campionati vinti, eccetera, eccetera. E questa è la vettura che Paolo e Anna condussero alla vittoria per il campionato nazionale nel rally della Costa Smeralda. Ricordi bellissimi, anche lei adesso in assetto asfalto, ma devo dire che è una macchina che è stata un riferimento per molti anni per le vetture Super 2000, ma soprattutto per il Custom Racing.